No, ti sembra che Forza Italia e Lega Nord abbiano finalmente trovato un'intesa e si dice che sabato lei sarà alla gazebata promossa dalla Lega Nord e sembra che si parli dell'annuncio del candidato sindaco di Savona del centrodestra. Per la verità, io credo che troveremo un accordo nelle prossime ore sia con la Lega Nord ma anche con gli amici di Fratelli d'Italia, con tutta Area Popolare, con molti movimenti civici della città. L'accordo c'è sempre stato, si tratta di trovare e ragionare sul nome migliore. Io credo che siamo sulla strada buona e penso che sabato sarò sicuramente a Savona. Un nome in rosa a questo punto da contrapporre a Cristina Battaglia. Si parla di quello di Ilaria Caprioglio, comunque. Eh? Si parla. In queste ore diciamo che si è parlato di Ilaria Caprioglio come possibile candidata unificatrice del centrodestra. Quindi Vabbè, si parla. No, ancora nessuna conferma. abbiamo bisogno di qualche ora perché è giusto che sia così. Ci sono dei percorsi che la politica deve affrontare, si devono fare le cose seriamente, le costruiremo seriamente. Io penso che ci siano tante persone che hanno offerto la loro disponibilità a candidarsi, penso che ne sceglieremo una competitiva in grado di vincere e soprattutto di fare un grande lavoro per Savona. È questione di aspettare qualche ora, non credo che per questo i vostri videoascoltatori e i vostri lettori se ne faranno un cruccio particolare, sarà un ottimo candidato per cui sarà valsa la pena aspettare qualche ora.